Siamo in una fiera didatta con gli occhi tramite gli altri studenti, dire una grande occasione per dire che la didatta lo sbarca anche in Sicilia. Aumenta l'importanza di questa fiera di Sì, ormai Didacta è, diciamo, chiamiamolo un marchio riconosciuto da tutta la scuola italiana. Sono ormai 7 anni che facciamo Didacta. Questa è la prima edizione che facciamo fuori da Firenze, in una regione. E mi pare che stia avendo un grandissimo successo, perché gli stand sono stati tutti occupati dagli espositori. Abbiamo più di 4.000 persone iscritte nei vari workshop formativi e certamente avremo poi un numero di visitatori molto importante. Didacta è per antonomasia sinonimo di innovazione. Didacta si occupa dell'innovazione del modello scolastico, si occupa dalla prima fascia di 0-3, quindi i bambini piccoli, a partire dal nido, fino agli ITS, che sono l'ultimo segmento formativo nato di recente come formazione professionale post-secondaria. Ecco, all'interno di tutti questi vari livelli scolastici, Didacta offre occasioni formative, seminari, soprattutto workshop immersivi attraverso i quali gli insegnanti vivono un'esperienza, diciamo, di utilizzo di metodologie e anche di tecnologie, e la parte fieristica, dove tutti i fornitori, dai contenuti alle tecnologie, agli arredi, presentano le loro più recenti produzioni. Diciamo che facciamo un paragone: quando fu inventata la stampa, diciamo, avessimo avuto dei precettori all'epoca, forse c'erano i precettori che non avessero saputo leggere un libro perché magari erano abituati a leggere pergamene, sarebbero stati praticamente inutili. Oggi possiamo dire più o meno la stessa cosa, perché tutta la cultura dell'umanità è stata tradotta in un linguaggio nuovo, che è un linguaggio digitale, appunto binario, numerico, e che quindi e questo rappresenta una grandissima trasformazione sia del modo di trasmettere e di comunicare, di condividere le conoscenze, sia dei linguaggi con i quali, diciamo, le conoscenze stesse vengono rappresentate. Se stiamo fuori da questo contesto di trasformazione, rischiamo veramente non solo di essere disconnessi dai nostri studenti, che ormai invece parlano questi linguaggi, ma anche dalla società, dal mondo del lavoro, che invece è profondamente, diciamo, attraversato, influenzato, trasformato da questi modelli.